quasi ora di pranzo qua ai giardini dello stadio, ci sono un sacco di tifosi viola ma anche tifosi granata, anche in virtù del gemellaggio, quindi in bocca al lupo ovviamente alla squadra viola e speriamo di vedere un'ottima partita. Fiorentina Torino per adesso è 1-1, Simeone ha fatto il gol al 7° minuto, però poi il Torino ci ha pensato bene di pareggiare. E ragazzi, più veloce, che così mi viene un mal di testa pazzesco! Fiorentina Torino è finita 1-1, al di là del risultato però oggi è una giornata speciale perché alle 18 inizia il compleanno in Piazza della Signoria di Gabriel Omar Batistuta. Quindi andiamo tutti insieme a festeggiare Batigol. Io ho affittato un mezzo d'eccezione per l'occasione, guardate qua. Devo stare attenta perché sta andando troppo veloce. Amici di Viola Express, buongiorno, anzi buonasera, anche se questo l'abbiamo registrato ieri sera, qui stiamo per aspettare Gabriel Omar Batistuta per il suo 50° compleanno e intanto andiamo a vedere chi sono i tifosi che sono qua, con chi siamo. Mattia, Milano. Sei di Milano? Qui per Gabriel Omar. Solo per lui. Non sono neanche andato allo stadio, sono della Fiorentina e di Batistuta. Allora, diciamo, stasera faranno vedere i suoi 50 gol, diciamo. Qual è il gol che ti ricordi di più? Wembley, con l'Arsenal. Wembley con l'Arsenal, invece siamo con Denise. Denise, invece il tuo gol di Gabriel Omar Batistuta? No, non ce n'è uno in particolare, diciamo un po' tutti, poi quando lui correva la bandierina, la mitraglia, tutto in generale. Abbiamo anche un grande coro, però al di là di questo, a che ora siete arrivati per prendere la prima fila? Le 2:30. Per Gabriel Omar si fa questo e altro. Certo, certo, sicuramente. Invece siamo con Antonio da Bari. Da tutta Italia arrivate per Gabriel Omar. Ecco, a che ora sei arrivato te? Da ieri. Da ieri a posto per il 50°. Firenze stamattina qui già in piazza. Non ho fatto nient'altro tranne che aspettare qui. Ma tifi per Batistuta o per la Fiorentina? Fiorentina, assolutamente. Anzi, abbiamo anche fondato un Viola Club in Puglia che raccoglie più di 200 persone e vorremmo intitolarlo a Gabriel.
Ragazzi, grazie. Voi mi avete fatto innamorare di Firenze e io sono contento di che questo sia successo. Tra le due squadre che pareggiano di più nel campionato italiano, la Fiorentina e il Torino, non poteva ovviamente uscire un risultato diverso. Pioli e Mazzarri è una constatazione, insomma, si è detto senza offesa, sono due allenatori un po' superati rispetto ad alcune concezioni proprie un po' rinunciatarie del modo di impostare le squadre, del modo di impostare le partite, che nell'era dei tre punti onestamente nel medio-lungo periodo non può risultare in alcuna maniera redditizia, e questo campionato ne è l'assoluta conferma. 14 pareggi per la Fiorentina su 29 partite, è record assoluto. I Viola sono la seconda squadra dopo il Valencia che pareggia di più nei 5 più importanti campionati europei. Siamo arrivati al massimo di stacco, 9 punti dal settimo posto, che era l'obiettivo stagionale, ma che già all'inizio di marzo era praticamente già svanito, già sfumato. In questi casi la stagione tecnicamente viene ritenuta fallimentare, perché a tre quarti del campionato la squadra viola non è più in grado di lottare per un piazzamento europeo. Attenzione però, è bene specificare che c'è una strada ancora aperta che la Fiorentina deve perseguire con tutte le sue forze, e la valutazione riguarda esclusivamente il campionato. Anche la definizione fallimentare è riferita ovviamente soltanto al campionato italiano, perché i giochi in Coppa Italia sono ancora aperti. E questo nonostante l'Atalanta adesso ufficialmente in lotta per un piazzamento Champions, una squadra davvero meravigliosa, che sembra nettamente superiore alla Fiorentina, sembra un avversario insormontabile. È chiaro che la squadra di Pioli parta sfavorita il 25 aprile nel tentativo di dover vincere, ribaltare una situazione sfavorevole a Bergamo, ma questo è il calcio e tutto può succedere. È chiaro che per realizzare questo obiettivo, centrare la finale della Coppa Italia, Pioli deve trovare delle soluzioni diverse, deve trovare delle idee innovative per rivitalizzare, per rendere un po' più imprevedibile questa squadra, più camaleontica all'interno della partita. Una squadra che anche nella partita col Torino è sembrata essere svuotata di energie, di motivazioni, e anche l'elettroshock fornito dall'arrivo di Muriel, che per la verità ha dato una scossa alla squadra nel mese di gennaio e anche di febbraio, sembra essere definitivamente svanito. 14 i pareggi, 8 sono arrivati con il risultato di 1-1. Come all'andata contro il Torino la Fiorentina non è riuscita a mantenere il vantaggio. È successo spesso in questa stagione, il problema caratteriale è rimesso nuovamente all'attenzione generale nell'ultimo periodo, è un'altra delle lacune che né il lavoro né il tempo hanno saputo sanare. La Fiorentina non vince in casa, pensate, dal 16 di dicembre contro l'Empoli. Sono passati 3 mesi e mezzo, è un dato pazzesco per una squadra che aveva delle velleità europee. E è un dato ancora più allarmante e decisivo è questo: la Fiorentina ha vinto 8 partite su 29. A volte i numeri raccontano molto più di quanto si possa immaginare, di quanto la loro freddezza riesca a trasmettere. Nel girone d'andata, più volte nel nostro editoriale di Viola Express, abbiamo sottolineato la necessità impellente di un cambio di marcia, di un'inversione di tendenza da parte della Fiorentina, ma né la squadra né l'allenatore sono stati capaci di imprimerlo, sono stati in grado di farlo. Pagheranno in diversi, a partire dal tecnico, naturalmente, che ha rapporti sempre più freddi, quasi gelidi con la società, che lo ha mollato anche a parole, oltre che con i fatti. Questo era un dato che noi conoscevamo e vi avevamo riferito da tempo. Passi avanti sono stati fatti in settimana per Eusebio Di Francesco, che, come vi avevamo anticipato in questa trasmissione, è la prima e al momento l'unica scelta, è il preferito numero uno da Corvino e dalla società. Di Francesco ha un altro anno di contratto con la Roma a 3 milioni di euro
netti. La Fiorentina ha fatto un grande sforzo, gli ha proposto un triennale da 1,5 milioni di euro a stagione e l'allenatore abruzzese sembra lusingato. Potrebbe arrivare la fumata bianca nelle prossime ore, nei prossimi giorni. È facile fare 100 nomi, in questo momento ci sono buone prospettive per Eusebio Di Francesco, che è la vera grande scelta, l'allenatore al centro del nuovo progetto della Fiorentina. Si sono fatti molti nomi, come dicevamo, ma questo non è un gioco nel quale noi rischiamo di cadere, perché poi si rischia naturalmente di fare 5, 6, 7, 8, 10 ipotesi e poi di venire ovviamente anche accontentati a questo punto di vista, per poi avere la forza di dire io l'avevo detto. No, il giornalismo impone altre riflessioni, impone delle scelte, impone dei rischi, e il nostro rischio è in un certo senso definire Di Francesco l'unica pista percorribile al momento. L'ufficialità in ogni caso arriverà dopo il 25 aprile, nella peggiore delle ipotesi, vale a dire dopo la semifinale di Coppa Italia, oppure potrebbe essere posticipata alla metà di maggio. Questo significherebbe che la Fiorentina avrebbe raggiunto la finale di Coppa Italia, con esiti naturalmente imprevedibili da tutti i punti di vista, perché il raggiungimento di un trofeo potrebbe forse sparigliare le carte, anche se in questo momento la società sembra ovviamente decisa e la scelta è ricaduta su Eusebio Di Francesco. La storia, le prossime settimane ci racconteranno quale strada prenderà la Fiorentina del futuro e anche quella del presente, perché come abbiamo detto c'è ancora un grande sogno, una grande illusione da inseguire, e va fatto con tutte le energie. Cari amici, bentrovati alla nostra consueta intervista. Per oggi ho il piacere di avere qua accanto a me Sandro Mencucci, bentrovato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Amministratore delegato della Fiorentina e presidente, è per questo che l'ho voluto qua vicino a me, presidente della Fiorentina Women's. Allora, bentrovato. Caro Sandro, parliamo un attimo di questa squadra femminile, perché ultimamente ha perso contro la Juventus, una gara molto dibattuta, c'è stata anche la polemica all'andata. Però al di là del risultato, l'affluenza è stata da record. Che cosa ne pensi? Beh, io credo che sicuramente anche nel calcio femminile i risultati sul campo sono la cosa importante. Ahimè, abbiamo perso domenica scorsa all'Allianz Stadium a Torino, però dobbiamo ricordare quello che ha fatto la Fiorentina in questi 4 anni, perché di fatto siamo stati la prima squadra professionistica ad investire risorse umane e finanziarie nel settore femminile, e questo ha fatto sì che abbiamo aperto la strada a tante altre squadre di Serie A. Certo. E il movimento femminile è cresciuto moltissimo, a tal punto che addirittura domenica c'è stata questa partita storica a Torino con 39.000 persone. Io credo che record, 39.000 vero? Persone sicuramente per l'Italia è un record, ma tante volte non vengono fatte neanche nel campionato di Serie A maschile. No, e quindi penso che tutti abbiamo lavorato bene, abbiamo fatto vedere quanto bello sia questo sport anche al femminile. Certo. Abbiamo fatto in modo che la qualità delle atlete potesse crescere, a tal punto che la nazionale italiana dopo 20 anni tornerà al Mondiale di Francia il prossimo giugno-luglio. E quindi è chiaro che è vero, sul campo abbiamo perso una partita, ma io credo che la vera battaglia, la vera guerra, ovvero quella di far crescere il calcio femminile, l'abbiamo vinta in primis noi della Fiorentina. Ecco, a questo punto, come può crescere il calcio femminile? In che modo?
Beh, sicuramente continuando a fare quello che abbiamo fatto fino adesso e invitando le altre squadre professionistiche italiane anche loro ad aprire una sezione femminile. Il prossimo anno in Serie A ci sarà anche l'Inter, quindi si aggiunge un'altra grande della Serie A maschile al calcio femminile, e io credo che nel momento in cui la Serie A femminile sarà più o meno la replica della Serie A maschile, tutto questo sarà molto più, cioè, l'incremento al settore sarà grande. Noi lo vediamo anche dal numero di bambine che vogliono venire a giocare con noi, che sono tantissime. Iniziali. A volte non sappiamo neanche come fare a dire di sì a tutte, perché veramente sono un numero importante. Se poi questo viene dilatato a tutta Italia, io credo che dalle 27-28 mila tesserate che ci sono ad oggi nel calcio femminile si possano raggiungere quei livelli di qualche centinaia di migliaia che sono negli altri stati europei. Ecco, nella nostra società purtroppo c'è sempre un grande divario tra ciò che è maschile e femminile, anche parliamo di salario, ciò che è maschile e ciò che è femminile. Per quanto riguarda il calcio c'è ancora questa grande differenza? C'è una differenza enorme, però è anche vero che io da 4 anni a questa parte, quando siamo entrati noi nel calcio femminile, abbiamo trovato stipendi, rimborsi spese, chiamiamoli così, pari quasi a zero, comunque veramente solo dei piccoli rimborsi spese, con squadre che sicuramente alle quali va dato un plauso perché comunque avevano fatto vivere il calcio femminile, ma piccole realtà dilettantistiche che avevano pochissimi mezzi, e quindi naturalmente anche i servizi e le facilities offerte alle ragazze per giocare erano veramente di basso livello proprio per questo motivo. Da 4 anni a questa parte le ragazze si allenano, almeno nelle squadre professionistiche, con gli stessi sistemi dei maschi, comunque con uno staff all'altezza, con strutture sanitarie all'altezza, e anche i loro stipendi sono sicuramente aumentati tantissimo rispetto a 4 anni fa, ma imparagonabili rispetto a quelli del mondo del calcio. Penso che piano piano comunque anche questo settore si possa livellare a livello dei maschi, però avere una maggiore dignità. Io penso che le ragazze siano dilettanti come status, ma professioniste nel cervello e nel modo in cui affrontano questo sport tutti i giorni, settimanalmente, per tutto l'anno, e io credo che debbano avere un giusto riconoscimento anche economico e pure contributivo. Ecco, Cincotta in conferenza stampa aveva sottolineato anche un gruppo cambiato nel corso del tempo e nel corso del campionato, maturato, cresciuto. Il campionato ha fatto, diciamo, un percorso suo. Adesso c'è l'obiettivo Coppa Italia, perché forse il campionato è andato o no? Beh, domenica sera dopo la sconfitta a Torino, una sconfitta che, come avete visto, derivata da purtroppo un infortunio difensivo, ma anche se non meritavamo certo di perdere, come hanno detto tutti, anzi forse in secondo tempo abbiamo fatto qualcosa più noi, però a volte anche nel calcio femminile c'è la famosa legge del calcio: gol sbagliato, gol subito. Noi abbiamo preso una trasversa, la palla è andata sulla linea, un bellissimo tiro di Alia Guagni, e poi poco dopo abbiamo preso questo gol appunto per un errore della parte difensiva, perché poi gli errori quando si fanno non si devono mai addossare a una persona, ma casomai a un settore, alla squadra, e anche, diciamo, in quel caso al settore difensivo, che c'è stato un malintendimento. Però sicuramente domenica sera, essendo a 4 punti di distanza dalla Juventus, pensavamo che tutto fosse finito. Però il calcio femminile è imprevedibile, al contrario di quello maschile, perché quello maschile purtroppo si sa già chi ha vinto il campionato a 6 mesi alla fine. E la Juventus ieri ha perso una partita considerata più abbordabile. Infatti, a questo punto, se noi vinceremo domenica il derby contro la Florenzia, ritorneremo a un punto, e quindi a 2 giornate dalla fine abbiamo 3 squadre che potrebbero vincere lo scudetto. Questa è un'altra cosa molto bella del calcio femminile. E un'altra cosa molto bella del calcio femminile, secondo me, è, diciamo, la poca polemica che c'è dietro. Per esempio, mi viene da pensare le polemiche che ci sono sempre su Fiorentina-Juventus, Juventus-Fiorentina, mentre magari nel mondo femminile ovviamente è un'altra cosa, giusto? Beh, domenica allo stadio di Torino vedevo la mamma di Alia Guagni con una bella maglietta viola indossata in tribuna. Dicevo: signora, lei, se fosse una squadra maschile, con la squadra maschile non sarebbe così facile. Ma questo non vale solo a Torino, vale anche al contrario, certo. Che purtroppo anche
qui dove siamo adesso, al Franchi, sì, sì, anche in tribuna, se un tifoso della Juventus dovesse indossare una maglia della sua squadra potrebbero esserci dei problemi. Io non lo condivido assolutamente, secondo me questi sono retaggi del passato che devono essere cambiati, ognuno deve poter tifare per la sua squadra in qualunque settore dello stadio. Ecco, poi dopo ovviamente rivalità a mille, ma assolutamente contenuta. Ecco, qual è secondo lei ad oggi la squadra femminile più forte in campionato? Oppure anche che lei ha visto, diciamo, nella sua esperienza dal 2015 a questa parte? Beh, sicuramente ad oggi le squadre migliori sono quelle di espressione professionistica, quindi anche la classifica attuale più o meno, Juventus, Fiorentina, Milan e Roma, che era partita meno bene ma adesso si è ripresa, perché naturalmente anche per loro era il primo anno, quindi hanno dovuto pagare lo scotto del novizio come tutti abbiamo fatto, però con questo gruppo compatto di quattro squadre sono quelle migliori. Certo. Poi naturalmente e sono anche quelle che sicuramente hanno investito di più. Il problema è, proprio come dicevo prima, bisognerà aumentare il numero di tesserate italiane, perché di tesserate italiane di alto livello, proprio per statistica, non ce ne sono tantissime, perché è chiaro che se noi abbiamo 28.000 tesserate in Italia abbiamo un certo numero di atlete di alto livello, se ne avessimo 500.000 o 700.000 come in Germania, è chiaro che anche solo come statistica troveresti anche molte più ragazze. Quindi, ahimè, le ragazze più importanti ce le dividiamo un po' fra noi quattro e cerchiamo di aumentare il livello di competitività delle squadre anche con l'ausilio di calciatrici straniere, ecco, che sono già un pezzettino più avanti rispetto a noi, e quindi io credo che bisogna anche imparare da quello che hanno fatto all'estero, cercare di portare in Italia delle ragazze che non solo possono aiutare la squadra ma anche le italiane a poter crescere, a potersi confrontare con atlete importanti. Ecco, dove vede la Fiorentina Women tra 5 anni? Beh, io penso che il movimento è iniziato e c'è una grandissima valanga di ragazze che stanno addirittura giocando bene e facendo un grande spettacolo. Sì. Per cui, essendo stati noi i primi ad iniziare, il piacere sarebbe quello di rimanere sempre ad alti livelli. Over the ecco, top, quindi certo. Diciamo nelle prime del campionato. Sono sicuro che insomma, questo potrà essere raggiungibile, questo obiettivo, perché comunque a Firenze anche la Fiorentina Women's è piaciuta molto, i tifosi apprezzano la squadra, apprezzano le ragazze che giocano, anche perché danno veramente tutto in campo e noi fiorentini sappiamo che quando uno per la maglia dà tutto in campo e poi, come domenica scorsa, dopo la partita piange negli spogliatoi per la sconfitta, a noi fiorentini questo piace, noi diamo perché ci mettiamo il cuore, e quindi il fatto che queste ragazze ci mettano sempre il cuore, credo che tutta la città ci stia dietro, e allora proprio per questo potremo anche continuare a stare ad alti livelli. Ecco, dopo una lunga assenza quest'anno a fine campionato è la stagione del mondiale femminile. Sì, abbiamo anche diverse ragazze noi nella nazionale. Le viola azzurre le chiamo io. Esatto. Che cosa augura a queste ragazze che fanno parte della famiglia fiorentina? Sicuramente, non solo alle mie, quelle fiorentine, ma anche a tutte le ragazze della nazionale, io auguro di fare un bel mondiale e quantomeno passare, e secondo me ci sono i presupposti di passare il primo turno, qualificarsi quantomeno per la fase successiva. Secondo me il girone è difficile ma non impossibile, quindi ce la possiamo fare. Però un po' di difficoltà c'è. Vedo che le ragazze comunque anche nelle amichevoli che hanno fatto, comunque altre partite internazionali, hanno aumentato il proprio livello giornata per giornata. Anche il mister, la Milena Bertolini, la vedo contenta. Io penso che possiamo fare bene. Ecco, si fa un grande sforzo anche a livello di calcio femminile per dare dignità alle donne. Poi succedono delle cose, come per esempio quel fatto di quel giornalista o pseudotale, tal Sergio Vessicchio, che si permette di fare certe dichiarazioni, non so se ha seguito la vicenda, ecco, dichiarazioni molto sessiste. Ecco, lei che cosa ne pensa? Ma io credo come poter uscire dal Medioevo? Sia una mancanza di cultura, di cultura infatti, di base, no? Infatti. Che fa sì che certe persone, che non conoscono tra l'altro il mondo dello sport anche al femminile,
si permettono di dare giudizi dall'alto della loro ignoranza, dall'alto, scusatemi l'ossimoro, ma è dall'alto della loro ignoranza. Cioè, io credo che sia impossibile dare delle valutazioni così stupide, per, non solo per le atlete che giocano, ma anche per quelle che assistono, che fanno gli arbitri o che fanno, come appunto è successo in quella partita che tu mi dicevi. E quindi penso che tutto derivi dal fatto che queste persone, ignoranza, non hanno mai visto una partita di calcio femminile, non hanno mai visto lo sforzo di queste ragazze a rimanere ad alti livelli. E io credo che qualunque tipo di attività, che sia nello sport o nel mondo lavorativo, quando uno dà tutto se stesso, abbia una dignità tale che nessuno si può permettere di parlare così a vanvera. Assolutamente. E allora io ringrazio Sandro Mencucci di averci dato la possibilità di fare questa intervista. Grazie. Grazie a voi. Eccoci nello spazio dedicato all'analisi numerica ma anche tattica della partita tra Fiorentina e Torino grazie ai dati Opta. Partiamo dalle formazioni iniziali, quindi dalle scelte dei due allenatori, e vediamo la Fiorentina che presenta molte novità, per esempio il ritorno di La Fonte in porta dopo le due partite di Terracciano. In difesa Pioli sceglie Laurini sull'out di destra, accentra Milenkovic, torna Ugo titolare dopo tre panchine ed esce Ceccherini che aveva disputato soltanto due partite e fatto 15 panchine nelle prime 17 di campionato, ma era titolare da 6 partite consecutive e resta fuori. In attacco c'è l'indisponibilità di Chiesa, a centrocampo c'è l'indisponibilità di Eddie Milson, in difesa, per completare il discorso, è squalificato Pezzella, quindi si imponevano delle scelte diverse. Allora a centrocampo viene ripristinato Veretout in cabina di regia con i due intermedi che sono Benassi e Gerson. In attacco la scelta ricade su Muriel centravanti, anche se con una posizione mobile lo vedremo, e Simeone e Miraias. Andiamo avanti per capire come si è poi sviluppata la partita a fronte anche di queste scelte. Abbiamo visto anche il Torino, eccolo qua, insomma, col 3-5-2 classico di Mazzarri e con una squadra anche qui, insomma, abbastanza prevedibile, lo abbiamo detto nell'analisi dell'editoriale. Sono due allenatori, Pioli e Mazzarri, che stanno facendo un po' fatica ad aggiornarsi, ecco, questo è il termine giusto. Grazie alla regia capitanata da Manuele e Francesca andiamo avanti per vedere il possesso palla, il dato. Qui il dato numerico è scarsamente interessante, cioè si è giocato nella tre quarti del Torino, nella tre quarti della Fiorentina in modo pressappoco analogo. C'è però un 57% di possesso palla del Torino che racconta molto di una metamorfosi anche di una Fiorentina che è stata reimpostata, un po' meno capace di produrre gioco, di avere il dominio, il controllo del pallone. Ecco, era più intraprendente la Fiorentina d'inizio anno, che comunque, nonostante i risultati poi facessero fatica ad arrivare, ci aveva un po' più conquistato dal punto di vista del gioco. Diciamo molto semplicemente che nel corso della stagione non abbiamo assistito ad una evoluzione del modo di giocare della Fiorentina, possibilmente, ecco, una involuzione, perché poi gli avversari hanno preso delle contromisure rispetto al modo in cui la Fiorentina riusciva a sorprendere nella prima parte di campionato. Andiamo avanti con le nostre grafiche, e c'è questo, è molto interessante questo dato, ed è anche un tasto su cui abbiamo ribadito e abbiamo picchiato molto in queste settimane. Guardate la mancanza di armonia nel portare gli attacchi della Fiorentina. Queste percentuali sono incredibili, lo vedete, gli attacchi della Fiorentina come vengono condotti. Ormai
Biraghi, che era un giocatore che andava a tutta fascia, insomma, aveva la possibilità di andare, lo vedete, questa è la sua fascia, il 23% di attacco da quella parte, perché ormai viene lasciato solo da tempo all'uno contro uno, non sempre riesce a sfondare, a volte a vita dura, e mancano rifornimenti dalla sinistra. Centralmente il 25% degli attacchi sono stati portati dalla Fiorentina in quel settore, e a destra, e questa è una costante, è un dato incredibile, no? 51,7%, una sproporzione strana. Guardate per esempio il Torino, eccolo qua, guardate come è stato molto più armonico sulle corsie esterne, sulla destra e sulla sinistra, una squadra non è giusto dire più organizzata, senz'altro più omogenea nello sviluppo del gioco, nella fluidità della manovra, e 29,3% al centro. Questi sono dati normali, sono molto diversi, insomma, rispetto a quelli della Fiorentina, che si affida unicamente ad una zona di campo per cercare di sorprendere l'avversario, e questo risulta limitativo a lungo andare, come vedremo tra pochissimo dalla heat map e dalle posizioni medie. Eccoci qua dunque all'analisi delle posizioni medie in campo. Innanzitutto questa è la Fiorentina, come vedete, con oltre alla Fon ci sono 5 giocatori sotto la linea del centrocampo. Biraghi, che è un giocatore che generalmente aveva facoltà di offendere, di stare molto alto, viene schiacciato di fatto nella metà campo della Fiorentina. Si crea una situazione per cui, per esempio, lo vedete qui, Miraias invece da questa parte, che attacca a destra con Benassi, eccolo qua, più avanti c'è Muriel. Si crea un grande intasamento in questa zona che non favorisce senz'altro la fluidità il gioco della Fiorentina. Quindi Miraias viene tenuto molto lontano, di fatto qui lo vediamo, eccolo qua, questo è Muriel, l'altro è Simeone, giocano sulla stessa linea, eccezionalmente, perché la mancanza di Chiesa, che è sempre il giocatore più avanzato nelle posizioni medie della Fiorentina, crea quasi un attacco a due nella squadra viola, e scarsa possibilità di manovrare qua a sinistra, dove la Fiorentina spesso aveva un suo punto forte per poter avanzare. Ecco anche le decisioni del Torino. Il Torino che fa una grande densità in questa zona del campo, guardate, lo vedete benissimo, perché sa che deve contrastare sulla fascia destra la Fiorentina, e lo fa scegliendo di mettere molti uomini, anche sacrificando la posizione degli attaccanti, per cercare di tamponare proprio in quella zona la Fiorentina e arginare di fatto l'unica sorgente di gioco della squadra di Pioli. Tutto molto chiaro, compreso la posizione, lo vediamo qua, di De Silvestri, eccolo qui, che sta molto alto per costringere Biraghi a rimanere nella propria metà campo e limitare le sue scorribande e la pericolosità della Fiorentina su quella fascia. Andiamo a concludere con la heat map, cioè la mappa di calore, le posizioni occupate, cioè il modo in cui si è sviluppato proprio il gioco. Sinceramente quella di oggi, quella della sfida tra Fiorentina e Torino, non aggiunge molto a quanto abbiamo detto in generale nelle ultime settimane. C'è però insomma un dato abbastanza significativo, cioè se vedete questa heat map, ci sono delle zone desertificate in mezzo al campo, in settori nevralgici del gioco. Si tratta di situazioni in cui la Fiorentina praticamente non ha sfruttato bene, con lo sviluppo della sua manovra, queste zone. È molto difficile, onestamente, vedere una partita così, leggere una partita dove la densità in alcune zone centrali del campo, ovviamente non periferiche, è così bassa, e racconta di un match che sì, quasi di fine campionato, dove l'attenzione alle posizioni, all'accorciare i reparti, è molto molto bassa. Leggermente più fluida la heat map, più completa, più corposa la heat map del Torino, che giustamente
lo vedete molto sviluppata sulla fascia sinistra, eccola qua, perché in questa zona la Fiorentina attacca da destra, ovviamente per le posizioni in campo, e c'era bisogno di creare questo grande affollamento che poi non fa altro che rispecchiare questo affollamento sull'out di destra della Fiorentina. Ma situazioni poco produttive, poco innovative e altamente prevedibili, che di fatto hanno consegnato, come dicevamo, insomma, il 14esimo pareggio su 29 partite per una Fiorentina ormai fuori dall'Europa. Stasera vorrei parlare di un rottamatore. Ora, in questa città questa parola evoca rimandi politici. Invece il personaggio del quale parlerò oggi è un rottamatore nel mondo del calcio. Si chiamava Luigi Radice e a Firenze arrivò nel 1973 con il compito di fare l'allenatore della Fiorentina. A portarlo a Firenze fu un presidente del tempo, Ugolini. Radice arrivava da Cesena, dove a sorpresa aveva vinto un campionato di Serie B. E quando Ugolini lo scelse, molti pensarono che a Firenze potesse fare ciò che a suo tempo fece anche Cappella, cioè ricostruire una squadra di giovani, una squadra, la famosa Fiorentina Yeye, e adattarsi a un campionato di media classifica. E non conoscevano chi era Radice, il rottamatore. Quella campagna acquisti non fu una campagna acquisti eccezionale. Ugolini riscattò la metà di Antognoni e comprò dalla Ternana un mediano di grande corsa qual era Bruno Beatrice. Fece arrivare da Brescia un giovane di belle speranze come Vincenzo Guerini e spese molti soldi da Vicenza per prendere una giovane punta, Walter Speggiorin, che doveva fare Sfracelli, ma che poi Sfracelli ne fece pochi. Quindi una campagna acquisti di basso profilo. La Fiorentina anche nelle amichevoli d'inizio campionato e in Coppa Italia andò male, ma quando cominciò il campionato e arrivò il Verona si capì subito che quella squadra era qualcosa di straordinario. Vincemmo 2-0, gol di Desolato e Speggiorin, e fu il marchio di fabbrica di un allenatore che davvero stava rottamando tutti. Radice per la prima volta in Italia, e quindi molto prima di Sacchi, introdusse il concetto del calcio totale. Ruppe tutto dalla tradizione, era un uomo che andava contro tutto, ruppe gli luoghi comuni. Ad esempio Radice, se gli dicevano quell'albergo porta sfortuna, bene, lì ci faccio il ritiro. Cominciò a parlare rivoltando le gerarchie dello spogliatoio, non contava l'anzianità, contava quanto correvi in campo, e cominciò con allenamenti durissimi. La sua squadra era davvero un meccanismo perfetto di gioco e con alcune intuizioni non banali. Ad esempio Radice capì che Merlo, la mezzala dello scudetto, era un giocatore molto sottovalutato e assegnò le chiavi di quella squadra a Merlo. Tirò fuori alcuni giovani, assegnò ad esempio le chiavi della difesa a Pino Brizzi, portandolo dal ruolo di stopper al ruolo di libero, e creò davvero una macchina da calcio nella quale era davvero verso la quadra, era davvero uno spettacolo vederlo. Quando fai così, però, quando sei un rottamatore, capita anche che qualcuno tu debba rottamarlo. E Radice non rottamò soltanto un'idea vecchia di gioco del calcio, ma rottamò anche quello che era stato il giocatore simbolo della Fiorentina. Quando arrivò a Firenze, Radice chiamò De Sisti e gli disse: guardi,
lei è un grande giocatore di calcio, lei ama molto tenere la palla, ma nel mio gioco il possesso palla è un qualcosa di diverso, lei deve correre di più, oppure lei non rientra nei miei schemi. E De Sisti da prima accettò questa cosa, anche perché quella squadra giocava davvero un calcio fantastico, pensate, una squadra che di fatto rinunciava al marcatore. C'era Galdiolo e basta che prendeva il centravanti, Beatrice giocava o sulla seconda punta o sul trequartista e il resto era un caos totale, un caos organizzato. Ma quel caos organizzato portò a risultati straordinari. La Fiorentina diede spettacolo in casa con il Napoli, a San Siro con il Milan, mise in crisi la grandissima Lazio di Chinaglia, batté l'Inter di Boninsegna, piegò 4-0 il Cagliari di Riva e diede una lezione di calcio alla Juventus di Vic Palek, 2-0. Sembrava davvero che quella squadra potesse arrivare ovunque, anche se la sua forza intrinseca era leggera. Campagna acquisti deboli, giocatori giovani, inesperti, ma era il senso del collettivo che faceva la forza. E in quell'inverno del 1974, nel quale tutti noi ci trovammo di fronte a un fenomeno strano, forse molti di voi lo ricorderanno, fu l'anno la guerra del Kippur. La domenica le macchine non potevano circolare e noi allo stadio arrivavamo con l'autobus o anche a piedi o in bicicletta e restavamo stupefatti da questa Fiorentina che giocava un calcio spettacolare. Sembrava davvero un sogno, ma come sempre in questa città i sogni non finiscono tardi, finiscono presto. Alla vigilia della gara con il Genoa, De Sisti seppe che sarebbe rimasto in panchina anche per quella gara e Picchio, che fin lì con pazienza aveva sopportato, decise che la misura era colma e se ne andò dallo stadio in polemica chiamando la stampa e aprendo di fatto un conflitto con Radice. Non solo, la Fiorentina correva tanto e probabilmente un Radice inesperto aveva calcolato male i tempi della preparazione. Fatto sta che improvvisamente la Fiorentina smise di correre. Non solo. I rottamatori non hanno un carattere semplice, anche la Radice non era un carattere semplice. Con Ugolini iniziarono frizioni pesantissime. Si disse anche a quei tempi che il problema era politico, perché in quell'anno si votò per il divorzio e si disse che in un pullman ci fosse stata una clamorosa litigata fra Radice, uomo di sinistra, che avrebbe votato sì al divorzio, mentre Ugolini, uomo della tradizione, avrebbe votato no. Non solo, Radice era bello, era un Paul Newman della panchina e anche a Firenze fece stragi di donne e questo nell'ambiente, quando le cose vanno bene lo dimentichi, quando le cose cominciano ad andare male diventa un problema mica da poco. Fatto sta che la Fiorentina smise di volare, iniziò a perdere, fece un girone di ritorno devastante. Quella macchina da calcio inventata da Radice che cominciò a battere in testa e si fermò. E quando a fine campionato Radice si sentì proporre da Ugolini, guardi, lei il prossimo anno, lei mi piace, ha fatto cose buone, però il prossimo anno le affianco in panchina Nereo Rocco, che fece il rottamatore, ringraziò e se ne andò altrove. E anche altrove Radice fece cose straordinarie. Io credo che lo scudetto, uno degli scudetti più belli che abbia visto vincere, fu quello del Torino, appunto gestito da Radice. Che cosa resta di Radice a Firenze? Secondo me restano molte cose. Intanto resta l'entusiasmo dei tifosi, quel legame fra curva e squadra che lui iniziò e che poi sarebbe proseguito negli anni, ma lui fu il primo a scaldare in quel modo la curva. Resta la felicità di molti giocatori che un campionato come quello non l'avranno poi mai più rigiocato, ma resta soprattutto l'idea di aver aperto le ali e di aver provato a volare con una squadra che tutto aveva tranne la capacità di volare. E questa è Roma che per forza di cose resterà per sempre nel sogno di noi tifosi.
E anche per stavolta Viola Express è giunta al termine. Mi dispiace, il tempo a nostra disposizione è terminato. Però noi, ovviamente, ci vedremo lunedì prossimo, stesso posto, stessa ora, su Teleiride alle ore 21:20. Ciao!